Nonostante il balzo in avanti del virus passato dai circa 2.900 di mercoledì ai 4.181 positivi di ieri, la Campania non è stata inserita tra le zone ad alto rischio italiane. Stando ai dati delle ultime 24 ore resi noti dall'unità di crisi regionale, ieri la situazione parlava di 329 sintomatici e 3.852 asintomatici, a fronte di 21.684 tamponi processati, 397 i nuovi guariti, mentre purtroppo si registrano nuove vittime, 15 nelle ultime 24 ore. Resta complicata la situazione a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove ieri si registravano 90 nuovi positivi. Attualmente la situazione è di 649 positivi attivi, 19 ricoverati in ospedale, 300 persone in sorveglianza sanitaria, più di 800 casi dall'inizio della pandemia. L'ASL Napoli 1 sta continuando nelle ultime ore gli accordi con le cliniche private e gli ospedali religiosi per ampliare l'offerta di posti letto per il Covid. Il direttore generale Ciro Verdoliva ha siglato gli accordi con la clinica Vesuvio e l'ospedale Buon Consiglio Fatebene Fratelli. Attivati 40 posti letto alla casa di cura Villa Angela a Napoli e 90 posti letto alla clinica Santa Patrizia nella zona di Secondigliano. L'Ermitage di Capodimonte attiverà 60 posti letto di degenza ordinaria entro il 23 novembre. Situazione da tenere sotto controllo quella del Santo Bonopausi in Lipon, la direttrice Anna Maria Minicucci. Devo dire che nell'ultimo mese, cosa che prima non avevamo visto perché c'era il reparto del Policlinico Federiciano, adesso invece nell'ultimo mese abbiamo dovuto ampliare l'offerta assistenziale non solo ai posti letto di subintensiva e intensiva che noi già avevamo, ma che fortunatamente non avevano accolto nessun bambino. E nel solo mese di ottobre abbiamo avuto 40 bambini ricoverati, tra cui parecchi neonatini, fortunatamente in condizioni abbastanza buone, tranne gli ultimi due che sono arrivati con delle polmoniti. Spesso ritornano a casa, diciamo, asintomatici ma ancora positivi al virus per ricongiungerli con le famiglie. Quindi il numero dei casi sta aumentando, i bambini sono pauci sintomatici, veramente pochi hanno problemi più seri, però comunque stiamo vedendo un notevole aumento del contagio.